Nella settimana europea della mobilità, Mobility Week, l'evento organizzato dal Comune di Perugia in collaborazione con la FIAB Perugia Pedala è stato un successo. Più di 70 ciclisti, grandi e piccoli, in tandem o con bici in affitto, hanno percorso strade, parchi, usato il minimetro per spostarsi da un luogo a un altro, dimostrando che Perugia può diventare una città fruibile anche da chi usa la bicicletta sia nell'acropoli che in pianura. Il Comune di Perugia, che ha scelto di aderire per il terzo anno consecutivo alla Settimana Europea della Mobilità, rappresentato qui dall'assessore alla mobilità Cristiana Casaioli, dal vice sindaco Urbano Barelli e dall'assessore al sociale Edi Cicchi, presente al Parco della Verbanella, ha voluto organizzare un calendario di appuntamenti finalizzati ad informare e riflettere insieme alla cittadinanza sulla situazione attuale, sulle prospettive della mobilità per il futuro in vista del nuovo PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, attualmente in fase di redazione. Il percorso della pedalata, che ha preso il via da Piazza 4 Novembre, Viale Roma, Via della Pallotta, all'interno del Parco della Verbanella, dove l'associazione Il Parco dei Tigli e il Piedibus hanno atteso i ciclisti con musica, mercatini e un piccolo ristoro, condividendo così insieme momenti di socialità e richieste specifiche da parte di cittadini agli assessori affinché la città sia vissuta da tutti, pedoni, ciclisti, mamme con passeggini e persone diversamente abili. Questo è il secondo giorno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Ieri abbiamo iniziato con il Piedibus, abbiamo dimostrato che si può girare la città a piedi. Oggi dimostreremo che si può girare la città di Perugia in bicicletta. Bisogna far conoscere alla città che ci sono delle bici elettriche a disposizione che rendono anche più facile il pedalare, che sono sistemate qui nel centro storico, ma in particolare a Pian di Masiano. Quindi usiamole di più. Le bici elettriche aiutano a vivere la città in bicicletta in modo più semplice. Forse in una città come Perugia può essere la soluzione ideale. Nei ponti utilizziamo le bici normali, nel centro storico utilizziamo le bici elettriche. Il Comune di Perugia le mette a disposizione, prendiamole e giriamo con queste bici. I ciclisti poi hanno ripreso la via attraversando il parco Chico Mendes, l'area verde di Pian di Massiano, fino a tornare al minimetrò, dimostrando che Perugia ha sposato appieno il claim della Mobility Week 2017. Condividere ti porta lontano. Il tempo non sembrava tanto buono, però nonostante le nubi scure sono venute tante persone, veramente più di quanto ci aspettavamo. Quindi possiamo cominciare a pensare che anche Perugia, come dire, diventi una città a misura di bicicletta? Assolutamente, Perugia è molto adatta alla bicicletta, sia il centro storico, che poi non è tanto ripido una volta che uno arriva in cima all'Acropoli, e le stradine si prestano molto bene a spostarsi velocemente, sia la pianura, chiaramente, dove la gente va troppo facilmente in auto per spostarsi, mentre potrebbe tranquillamente utilizzare la bici. Certamente, soprattutto in pianura bisogna creare delle piste per bici oppure delle corsie nelle strade in cui è chiaro anche agli automobilisti che esistono le biciclette e che devono stare attenti agli utenti più vulnerabili del Oggi non è giornata da bici per traffico. me, e io ho tenuto le relazioni sociali come è il mio modo di fare, quindi ho intrattenuto gli ospiti, e per cui sono contenta comunque perché partecipare è sempre bello. Il nostro servizio, l'Ufficio di Cittadinanza Le Fonti, ha organizzato insieme alle associazioni. Abbiamo qui una nostra rappresentante che è molto attiva dal punto di vista proprio del lavoro sociale, quindi sta organizzando tante attività con le associazioni, per cui veramente siamo davvero contenti. Solo utilizzando forme di mobilità condivisa e alternativa, sensibilizzando all'uso e alla valorizzazione di altre forme di trasporto, si potrà ridurre l'impatto ambientale sulla città e migliorare la qualità della vita oggi per un futuro più green domani.